Allora, tanto grazie, grazie per essere con noi. Iniziamo ufficialmente questa prima giornata qui al Salone Nautico Internazionale di Genova, una giornata che si apre sotto i buoni auspici, anche fortunatamente per il tempo, il vento non manca mai, che è il nostro comune denominatore, e come tutti gli anni ci siete voi, con le vostre divise, con la vostra professionalità e anche quel senso di far capire davvero che il mare è qualcosa di meraviglioso, ma bisogna saperlo vivere. E poi grazie a voi, ci siete voi che ci salvate quando noi invece queste cose non le prendiamo troppo in considerazione, quando pensiamo che si può fare tutto semplicemente con un'app. Bisogna guardare il cielo, bisogna guardare il mare, bisogna avere rispetto per il mare, per tutto quello che ti circonda, e fortunatamente ci siete voi. Ogni anno, per parlare naturalmente di quello che avete fatto con le vostre divise, le donne, gli uomini, mettendo a repentaglio la vostra vita più di una volta, soprattutto dopo tutto quello che è successo anche nei tragici episodi. Io direi di iniziare subito con un filmato, ma lasciatemi salutare e ringraziare, oltre la vostra presenza e la vostra meravigliosa divisa, i ragazzi dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica del Nautico San Giorgio di Camogli. Grazie naturalmente, grazie, grazie a voi ragazzi, perché insomma Salone Nautico ci dice qualcosa. Chissà che molti di voi, anzi ce lo auguriamo, un giorno potranno insomma vivere questa emozione che stiamo vivendo insieme ai nostri amici, io mi permetto mai di considerarli così, e di avere questa divisa addosso, una divisa gloriosa, un po' come lo sono un po' tutte le nostre divise, non ce lo dimentichiamo mai, grazie alle nostre donne e ai nostri uomini presenti. Allora, la Guardia Costiera ha fatto tantissimo, anche quest'anno, lo fa sempre, ma quest'estate è stata un'estate davvero particolare. Allora, io direi, grazie alla regia, agevoliamo subito questo filmato che ci fa entrare maggiormente nel contesto di questo appuntamento qui al Salone Nautico. Facciamo partire il filmato, grazie. Da sole e loro probabilmente non riescono a uscire di lì. Non mi morire! Mandi, vedi, 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 vedi! No, vedi, vedi! Salvare la vita di un uomo, salvare un pesce, insomma c'è un po' tutto, c'è tanto, c'è tanto. E allora io tanto inizio a chiamare i nostri ospiti, che ringrazio. Sempre un piacere e un onore avere con noi l'ammiraglio ispettore Piero Pellizzari, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova. Grazie ammiraglio, questa è la sua sedia, questo è il suo microfono. E vicino a me è sempre un piacere, io ormai utilizzo il confidenziale con lui, però qui gli darò del lei perché è giusto che sia così, il capitano di vascello Cosimo Nicastro, capo ufficio delle comunicazioni della Guardia Costiera. Grazie, grazie come sempre, prego. E nell'attesa poi che arrivi anche il dottor Roberto Neglia, responsabile dell'area relazioni istituzionali proprio di Confindustria Nautica, che è anche un po' insieme a Saloni Nautici, insomma la mamma e il papà di questo salone. Allora, ammiraglio, abbiamo visto solo una parte di quello che fate voi, abbiamo visto solo una parte del grande impegno, della grande passione, perché qui ci vuole anche tanta passione, ragazzi, ve lo dico, tanta passione, ma tanta. Però ogni volta, anche con l'ausilio e la collaborazione delle nuove tecnologie, riusciamo a entrare maggiormente, ammiraglio, nelle pieghe di quello che fate, entriamo proprio in acqua con voi. Sì, grazie, lei ha parlato di tecnologie. Siamo a Salone di Genova anche quest'anno e sto guardando in giro, sto guardando delle barche che sono assolutamente a un livello tecnologico veramente incredibile, che sono espressione della,
la nostra industria nazionale, che è prima nel mondo in questo settore, in tutti i rarissimi ambiti, sia di basso che di alto di gamma. E questo testimonia di una capacità industriale nazionale che ovviamente deve essere accompagnata da una capacità anche di quelli che sono i servizi che sono a contorno di essa, che ovviamente vanno dalla portualità. Qui in Liguria abbiamo visto la portualità turistica che si è incrementata in questi ultimi anni in un modo incredibile. Abbiamo qualcosa tipo 15.000 posti barca solamente in Liguria, e tutti i servizi che ci girano intorno. Stamattina giustamente l'industria ci domandava, come sempre devo dire, una maggiore incisività nella parte della semplificazione delle norme, ma ci chiedeva anche qualcosa in relazione alla, anzi non qualcosa, qualcosa di molto rilevante in relazione a quelle che sono le sfide che l'energia in questo momento ci sta ponendo, cioè tutta la parte legata ai nuovi combustibili. Quindi dobbiamo essere pronti anche in questo settore, non solamente nel settore di cui abbiamo visto queste immagini, perché erano tutti mezzi, navi importanti, sento, ma anche la nautica di porto ha bisogno del metanolo, ha bisogno dell'idrogeno. Questi ambiti dove il nostro ruolo, sia in ambito ambientale, ma sia anche in altri settori, nella nostra presenza di stimolo, se vogliamo, presso il Ministero, la nostra presenza a livello internazionale, può sicuramente dire assolutamente, assolutamente molto. Quindi il Salone ci presenta queste sfide che dobbiamo assolutamente, dobbiamo accompagnare, l'ha detto il Ministro Salvini, il nostro Ministro, e dobbiamo fare in modo di essere pronti a ciò che il futuro ci domanda. In mezzo a tutto questo ovviamente c'è non solo una domanda rivolta all'ambiente, alla capacità di poter approvvigionare queste nuove unità di quelli che sono i nuovi carburanti, alla protezione dell'ambiente, che non è ovviamente lo scorfano che abbiamo liberato, ma è la presenza costante lungo le 8.000 km di costa per guardare quelli che sono gli scarichi a mare che ci sono, poterli mappare, vedere che cosa succede e garantire quindi a chi fruisce del nostro mare di poterlo fare in totale sicurezza. E poi c'è l'ambito della sicurezza. L'ambito della sicurezza è un ambito primario, l'abbiamo detto moltissime volte, va assolutamente stressato. Abbiamo avuto numerosi incidenti, anche devo dire di grosse dimensioni, che hanno fatto solamente sulla stampa e in modo veramente presente quest'estate, come i numeri ovviamente non sono assolutamente importanti, sono vittime, quindi ognuna di esse ha un valore inestimabile. Ma questo ci porta a dire che cosa? Ci porta a dire forse che, e torno al discorso iniziale, tutta questa tecnologia che vediamo nel salone, presso il salone, basta girare, basta vedere le barche che salto hanno fatto in avanti, ha bisogno adesso anche dei nostri giovani che sono formati, che sono capaci e che sono capaci di fare equipaggi in grado di gestire tutta quanta questa tecnologia. Cioè, se vogliamo veramente alzare il livello della sicurezza, il livello della sicurezza si alza in questo modo, facendo formazione e facendo in modo che questi gioielli tecnologici siano ben guidati. Ammiraglio, parliamo anche di quella che è l'estensione dei vostri servizi, poi entreremo maggiormente nello specifico anche con il capitano Nicastro. Ci scusiamo se ci sono un po' di lavoro in sottofondo, ma pensate che, lo dico anche ai ragazzi, questo è un mondo che sta cambiando, questa è tutta la struttura nuova del waterfront, e potete immaginare che cosa sarà il prossimo anno questa zona firmata appunto da Renzo Piano. Quindi ci scusiamo, ma loro devono continuare a lavorare. Ammiraglio, dicevamo, andiamo a vedere anche nel futuro, proprio l'avete detto anche questa mattina durante la proiezione di quello che è stato poi anche l'inaugurazione, la presenza del ministro Salvini e quant'altro. Insomma, non solo il mare, arrivano anche la tutela dei laghi meravigliosi del nostro paese. Anche in questo caso mi sembra di capire che ci sono delle belle novità.
Prima di venire a Genova io ero titolare della direzione marittima del Veneto, quindi ho conosciuto molto bene la realtà del Garda, che è incredibile per dimensioni, ma per numero soprattutto di turisti che godono delle bellezze del Garda, perché è un lago meraviglioso, è un posto meraviglioso che invito tutti ad andare a guardare, a vedere, ma che ha delle insidie veramente, veramente importanti. E quindi c'è stata veramente una richiesta. Abbiamo celebrato il 25esimo della nostra presenza ormai sul lago e ci sono stati veramente dei ritorni importanti, perché la popolazione, i comuni hanno compreso quello che era l'importanza del nostro lavoro e ci hanno veramente accolti con grande attenzione. E in brevissimo tempo, perché purtroppo anche per noi, per costruire una sede ci vuole del tempo, anche per noi, siamo riusciti a essere presenti ben in 4 sedi sul lago, in diversi comuni, e a portare il nostro contributo, che è stato veramente importante nei numeri, vedremo i numeri, ma veramente più che i numeri, quello che mi è piaciuto è vedere come i nostri ragazzi si sono ben integrati sul territorio, come la loro professionalità è stata veramente una cosa gradita, che ha portato appunto risultati. La stessa cosa sta succedendo a Como. Sul lago di Como pensavamo di rimanere solamente per l'estate, invece rimarremo per tutto l'anno, già da quest'anno, e mi ha fatto molto piacere vedere come dei 14 ragazzi che su base volontaria erano previsti rimanere fino a settembre, ben 5 hanno loro stessi chiesto di rimanere, rimanendo lontani dalle loro famiglie, dai loro interessi, di seguito trasferendosi a Como, ma essendosi ben integrati in quella realtà, perché hanno compreso di fare qualcosa e di farlo bene. Sul Lago Maggiore ormai è una realtà concreta, quindi ormai ci ragioniamo insomma di un Nord Italia con un servizio di guardia costiera a livello da quale che si sta veramente andando a strutturalizzare in modo importante. Ammiraglio, prima di congedarla, perché poi insieme a lei vedremo tutti anche un po' i dati, colgo l'occasione della presenza dei ragazzi dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli, perché vorrei un suo pensiero, che cosa si sente, non tanto il consiglio o non i consigli, ma insomma, perché magari davvero prendere forte coscienza e anche la determinazione di indossare una divisa come questa nel proprio futuro? E questa è forse per me la domanda più difficile, nel senso che il nostro non è, è un mestiere di sacrificio, e quindi bisogna approcciarlo in quel modo, e quindi è veramente una missione. Quindi bisogna veramente essere convinti di volerlo fare, e di essere in grado poi di superare quelli che sono parissimi ostacoli, che sono sin dal primo momento, perché per entrare devi fare un concorso ed è sicuramente non è esattamente semplice. E poi atteso che ormai mi accingo a concludere la mia carriera, sarà il mio 19esimo trasferimento, quindi è chiaro che è un mestiere bellissimo. Quando ci sono entrato, un grande ammiraglio mi disse: è un bellissimo mestiere, fallo. Io ci ho creduto, però nello stesso tempo dico, sono convinto di quello che ho fatto, lo dico anche a voi, ve lo consiglio, è bellissimo. Sappiate però che i sacrifici sono tanti, importanti, ma che avrete delle grandissime soddisfazioni. Spericolata degli yacht a Ischia, un motoscafo è andato a finire su una scogliera mentre usciva dal porto. Incidenti di questo tipo sono sempre più frequenti e la Guardia Costiera intensifica i controlli. Daniela Bricca. Incidenti, roghi e gare spericolate mettono a rischio bagnanti ed ecosistema. Le regole per navigare in sicurezza ci sono, ma quel che sembra mancare è un galateo del mare. Qui siamo ad Ischia, dove proprio la scorsa notte un motoscafo si è schiantato sugli scogli, illese le 5 persone a bordo, lo skipper positivo all'alcol test. A Capri invece va di moda attraversare a tutta velocità i faraglioni. E c'è anche chi filma la sua bravata con il telefono cellulare. La Guardia Costiera intensifica i controlli.
Due persone sono state salvate da un diportista e dalla guardia costiera al largo di Agropoli, in Cilento, mentre la loro imbarcazione stava andando a fuoco. Un'altissima colonna di fumo si era innalzata a 6 miglia dalla costa. Le due persone, visibilmente spaventate ma fortunatamente in buono stato, sono state portate a terra dalla motovedetta. L'imbarcazione di legno, lunga 21 metri, è poi affondata, attivati i mezzi di disinquinamento da idrocarburi. E il maltempo flagella l'Italia del Nord, sono centinaia gli interventi. Onde alte più di un metro e raffiche di vento a oltre 50 km orari. Sul lago di Como 45 persone che erano fuori in barca sono state messe in salvo da vigili del fuoco e guardia costiera. Le imbarcazioni si erano incagliate su scogliere e tra alberi, altre non riuscivano a rientrare in porto. Buongiorno dalla TG1. Una tromba d'aria all'alba ha provocato il naufragio di una barca a vela di 57 metri battente bandiera britannica a largo di Palermo. A bordo 22 turisti, tutti stranieri, il bilancio provvisorio di un morto, 6 dispersi e 15 persone tratte in salvo, tra loro anche una bimba di un anno con la mamma. I primi aiuti da un'imbarcazione nelle vicinanze e poi dalla guardia costiera. Il duro lavoro dei sub riprenderà domani con le prime luci del giorno. La loro convinzione che tutti i 6 dispersi siano intrappolati nel veliero a una 50ina di metri di profondità. Unica buona notizia della giornata, le dimissioni dall'ospedale di Sofi, un anno appena, i suoi genitori e gli altri superstiti presto verranno sentiti dai PM. Di Castro, noi abbiamo imparato ad andare per mare, perché poi quando vedi quelle immagini di gente che per fare, mi perdoni, insomma, il figo si fa le immagini e per passare dentro e fargli, cosa ti dice il cervello sinceramente per prendere 10-20 like? Non lo so, comunque abbiamo imparato la comunicazione, riusciamo a prenderla, voi la trasmettete, ma poi bisogna saperla anche assorbire, e soprattutto questi ragazzi che se fanno il nautico amano il mare, saranno loro i portatori sani poi di questa comunicazione nel futuro. Allora, quello che abbiamo visto è il racconto dei media di un'estate intensa, impegnativa, una parte ovviamente di quello che è accaduto e di quello che è stato raccontato sui principali canali di comunicazione del nostro paese. Quello che emerge sembrerebbe, ecco, sul condizionale, quasi un'estate senza regole, un'estate in cui tutti hanno fatto quello che volevano. E non è così. Adesso i dati, i numeri ci racconteranno una storia diversa. Ovviamente episodi da stigmatizzare ce ne sono stati, li abbiamo visti, sono stati raccontati, ma rimangono episodi anche fortunatamente eccezionali. Fanno notizia proprio perché sono eccezionali. Invece vediamo cos'è accaduto realmente e cos'è accaduto lungo i nostri mari e nei nostri laghi fondamentalmente. Ecco, iniziamo a vedere un po' di numeri, prego. Sì, la prima novità di quest'anno, come diceva l'ammiraglio, è la Guardia Costiera si è strutturata ancora di più sui laghi maggiori, Lago di Garda, Lago Maggiore e Lago di Como. E per questo l'operazione trentennale che vede i nostri equipaggi, le nostre motovedette lungo le nostre coste e nei nostri laghi ha cambiato denominazione, diventando operazione mare e laghi sicuri. E i numeri li vedremo, vanno in quella direzione. Abbiamo impiegato circa 3.000 persone ogni giorno, unità navali, unità aeree, affinché garantissero una cornice di sicurezza ai tanti bagnanti, ai tanti diportisti, subacquei sportivi che proprio durante l'estate hanno frequentato i nostri mari. Un'operazione che si è conclusa proprio il 15 settembre e oggi, come consuetudine, facciamo il bilancio di quello che è accaduto in mare. Cominciamo dalle unità di porto soccorse, sono 515. I numeri, ecco, questo è un primo elemento che vorrei sottolineare, i numeri sono in linea con i numeri degli anni precedenti, quindi non registriamo nessun elemento di allarme sicurezza in mare, la situazione è sotto controllo, i nostri uomini, i nostri mezzi hanno pattugliato, sono stati presenti, grande deterrenza, ma soprattutto grande atteggiamento di sensibilizzazione che i nostri uomini hanno tentato e tenteranno, ed è un'attività che ci vedrà impegnati senza soluzione di continuità, nei confronti dei diportisti, nei confronti di tutti coloro i quali vanno in mare, perché la sicurezza non può essere risolta e affrontata in mare, ma va affrontata ancora prima, quindi con un atteggiamento consapevole.
vediamo le principali cause che hanno determinato i nostri interventi: condizioni meteo avverse, avaria al motore, incaglio. Quindi sono cause che ovviamente, lo dicono le stesse parole, potevano essere evitate molto semplicemente guardando le previsioni meteo, leggendo le carte nautiche e controllando, avendo una normale manutenzione all'unità da diporto. E invece non avviene così e i nostri equipaggi sono costretti a intervenire, spesso anche rischiando la propria vita. Però vi sono anche dei dati incoraggianti. I dati incoraggianti sono quello relativo alle collisioni, di cui tanto si è parlato sui mezzi di informazione quest'estate, o anche agli incendi, che sono dati in decremento. Quindi qualcosa di positivo lo possiamo raccontare, numeri in linea con i precedenti anni, ma anche qualche numero che va un po' a diminuire, nonostante il racconto dei media, della comunicazione, che va in senso di mestiere, no? Assolutamente sì, in un periodo dell'anno in cui succede meno e quindi vanno anche riempite le news. Vediamo le persone soccorse, i numeri sono importanti, parliamo di circa 1800 persone, sono divise tra diportisti, bagnanti, subacquei, pescatori e acquascuteristi. La fascia di età delle persone soccorse è una fascia che va dai 18 ai 50 anni, quindi popolazione in una fascia d'età molto attiva, e che ci ha costretto ovviamente a fare degli interventi a volte anche impegnativi e complessi per poter salvare delle vite. Si punta sempre un po' il dito sugli acqua scooter, no? Insomma, sono bravi o cattivi? Dipende il mezzo come lo si usa. Se si rispettano le regole, che ripeto esistono in mare, così come sulle strade esistono delle regole ben precise in mare che vanno rispettate, vanno conosciute, e quindi il mezzo può essere utilizzato. E noi, tra l'altro, parlando di novità, quest'anno abbiamo acquisito degli acquascooter, la Guardia Costiera ha degli acquascooter che vengono utilizzati per quella prossimità nei confronti dei diportisti, bagnanti, e ci consentono anche, quando qualche acquascooter non rispetta le regole, di essere presenti con mezzi performanti e far rispettare le regole con delle sanzioni anche importanti quando questo non avviene. Allora andiamo avanti, abbiamo ancora qualche slide. Grazie. Sì, intanto qui ci sono immagini di quest'estate che ci raccontano un po' quello che i nostri equipaggi hanno visto. Allora, questa l'abbiamo già vista, se non vado errato possiamo passare alla... Allora, siamo sulle persone prive di vita. Sì, ecco, questo è sono dei numeri importanti, come diceva l'ammiraglio, dietro ogni numero c'è una vita, c'è una persona, e quindi vanno maneggiati con grande attenzione. Ci dicono comunque i numeri che la tendenza e i numeri sono in linea con gli anni precedenti. Ricordiamo che in mare ci sono centinaia di migliaia di imbarcazioni da diporto, di unità da diporto, milioni di bagnanti. La maggior parte delle persone che purtroppo hanno perso la vita l'hanno persa per malore. Si registra ancora, e ce lo dice anche la tabella dell'età, che si impenna ovviamente dai 50 salendo come età, perché la maggior parte delle persone che quest'estate hanno perso la vita lungo le nostre spiagge l'hanno persa per malori dovuti, associati a un'età avanzata e probabilmente all'esposizione al sole in orari dove è sconsigliato. Quindi purtroppo cause che si ripropongono ogni anno. Gli incidenti occorsi a unità di porto e le persone che hanno purtroppo perso la vita per questa ragione sono 10, 7 sono le persone che hanno perso la vita nel tragico naufragio del Besan, e quindi i numeri bene o male ci restituiscono, con tutto il rispetto, perché ogni numero rappresenta una vita che si è persa in mare, i numeri in tendenza con i numeri dello scorso anno. Certo. Quindi insomma né più né meno. Allora siamo sulla vigilanza sul diporto nautico. Quando parlavamo di controlli, ovviamente la deterrenza è importante, le nostre unità sono state presenti in mare, sui laghi, gli illeciti riscontrati sono un 10% dell'attività dei controlli, quindi è un indice abbastanza positivo. Le sanzioni diminuiscono e sono abbastanza in proporzione bassa rispetto al numero elevato di controlli che sono stati condotti. Comunque, lungo comandanti indicativi, poi gli altri numeri: 774 i documenti di bordo, 162 per quanto riguarda i DPI, dotazioni di sicurezza e quant'altro. Anche qui forse bisogna imparare un po' di più come si va, no? Quando si esce
con la propria imbarcazione. Eh sì, occorre richiamare i concetti di prudenza e consapevolezza, ma io vorrei richiamare anche il numero che rimane ancora alto purtroppo delle unità che navigano in acque riservate alla balneazione. Esiste, tutti lo sappiamo, una fascia riservata ai bagnanti che va da 0 a 200 o 300 metri a seconda delle ordinanze che poi disciplinano a livello territoriale le attività di balneazione, e noi siamo molto molto attenti e inflessibili sul rispetto di queste fasce, perché si mette in pericolo la vita dei bagnanti, e quindi il numero alto delle violazioni registrate è anche uno specchio dell'attenzione altissima che abbiamo nei confronti di questo tipo di attività, di questo tipo di condotte che purtroppo ancora registriamo nei nostri mari. Questo panel lo confrontiamo al 2023, come siamo messi? I numeri sono tendenzialmente gli stessi, quindi fondamentalmente in linea con quelli dello scorso anno. Allora, prossimo panel, siamo sulle operazioni spiaggia libere con acque libere. Sì, l'attività di mare e laghi sicuri non è soltanto un'attività di soccorso, un'attività di sicurezza in mare, ma è anche un'attività di polizia marittima, una vigilanza sul corretto utilizzo delle aree demaniali, quindi della costa fondamentalmente. Verifichiamo che le spiagge libere, non assentite in concessione, rimangano libere e non vengono abusivamente occupate. Ovviamente i numeri sono importanti, queste sono, parliamo di 340.000 metri quadri, quindi pari a 50 campi di calcio, che sono state accertate e immediatamente liberate e restituite alla libera fruizione di tutti i cittadini che hanno il diritto di godersi il mare e le spiagge in maniera libera. E qui c'è stato un grande incremento rispetto allo scorso anno, se non vado errato. Assolutamente sì, è un'attività a cui teniamo tanto, perché è particolarmente, direi, odioso l'occupazione di spiagge e acque libere per motivi a volte di carattere economico a scopo di lucro, ma anche non, che sottraggono al libero cittadino la possibilità di fruire di spiagge, di specchi acqui in maniera libera e gratuita. Stessa cosa sugli importi, ok, esatto. Allora, andiamo avanti, prego. L'attività operativa ovviamente non è mai disgiunta da una importante attività di carattere amministrativo, i nostri uffici garantiscono la presenza, i numeri li abbiamo visti in mare, ma altrettanto importante è l'attività di carattere amministrativo, è la doppia anima della nostra organizzazione, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, un'anima amministrativa che gestisce e regola tutte le attività che si svolgono in mare, non soltanto quelle diportistiche, quelle legate agli equipaggi marittimi, all'attività di pesca. In questo caso vediamo dei numeri importanti, gli esami di patenti nautiche, le sessioni che richiedono un grande lavoro, un grande sforzo con grande dedizione, a volte degli stessi colleghi e colleghe che poi, terminata la parte amministrativa, dovranno essere anche in mare per far rispettare le regole. Quindi doppio incarico fondamentalmente, non solo quello amministrativo. Andiamo ancora avanti, grazie. Siamo su attività operativa sui grandi sui laghi, quello che dicevamo anche con la molto importante, oggi lo diceva anche il nostro comandante generale. Vediamo le persone soccorse, qui parliamo di numeri importanti, abbiamo il Lago Maggiore, il Lago di Garda e il Lago di Como, da quest'anno, come diceva anche l'ammiraglio, 560 sono le 69 le persone a cui è stato prestato soccorso. Questo perché? Perché sappiamo che i laghi sono frequentati tantissimo a livello numerico, tanto anche da tanti stranieri, e questo ci ricorda sempre che l'investimento, cioè la sicurezza non è mai un costo, è un investimento. Certo. E nacque proprio così, raccontando un breve aneddoto, la nostra presenza sul Lago di Garda, tantissimi, ormai più di 25 anni fa, quando a seguito di incidenti anche mortali che avevano riguardato i turisti tedeschi, avevano comportato anche una loro assenza negli anni successivi, perché ritenute le acque del Lago di Garda troppo pericolose da poter essere frequentate. Questo spinse la presenza dello Stato e della Guardia Costiera sul Lago di Garda e gli stessi offrire una maggiore tutela, certo. ed è proprio quello che poi ha comportato la presenza sugli altri laghi, Lago Maggiore e Lago di Como quest'anno. Allora, al servizio degli altri, questo è sempre importante, prima di poi aprire il capitolo naturalmente della presentazione del calendario, anche perché avrà insomma una valenza speciale, vorrei ritornare con lei, ammiraglio Pellizzari. Abbiamo parlato tanto di quella che è la prevenzione,
Ma se le chiedessi adesso, dopo tanti tanti anni di onorato servizio, come vede, insomma, questa divisa e questa bella realtà, quali sono davvero le sfide da affrontare per il futuro? Le stesse sfide che abbiamo, sono state citate per me. Il tema che ho già detto dell'energia, il tema ambientale è il tema centrale. Lo vediamo in tutte le realtà, in ogni settore che noi affrontiamo, è quello il nodo centrale e ognuno di noi a tutti i livelli, non solo la Guardia Costiera, ma ogni singolo cittadino ha di fronte a sé questa sfida e deve affrontarla nel migliore dei modi. Ripeto, ci abbiamo, guardi, frequentando di fatto anche il mondo dove si vanno a creare le norme, no? Cioè, al di là del Parlamento italiano, le norme dello shipping si fanno a livello internazionale presso l'IMO, a Bruxelles, a Londra, oppure presso Bruxelles, presso la Commissione europea. Se noi guardiamo le tecnologie che sono presenti, vediamo come costantemente chi lavora nell'industria, ma questo l'ho vissuto durante tutto l'arco della mia carriera, è sempre a richiedere quello che è un adeguamento normativo a quelle che sono le nuove tecnologie che stanno emergendo. In questo momento il mondo sta cambiando radicalmente. Sta cambiando radicalmente in relazione a energia e, devo dire, anche la logistica, per fortuna, ha assunto un ruolo fondamentale, dove anche qui sicuramente la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto hanno un ruolo molto assolutamente rilevante. Bisogna seguire ed essere capaci di poter dare all'industria risposte nel più breve tempo possibile, di poterle assecondare e supportare quella che, insomma, anche nel settore della nautica di porto è una sfida importantissima che dobbiamo assolutamente seguire. Sentivo stamattina il presidente Perotti che diceva non possiamo nelle navi da diporto, quindi nel settore elevato, continuare a seguire quelle che sono le norme dello shipping. Dobbiamo avere un nostro codice e questo intendiamo proporlo all'AIMO. Lo trovo assolutamente una proposta assolutamente sensata, che deve essere percorribile, e lì bisogna essere bravi a cogliere questa esigenza e sapere andare incontro a questo. Parimenti nell'energia, cioè i carburanti, dobbiamo fare in modo, dando una mano alle autorità di sistema portuale, ad andare a trovare i siti, i luoghi, i posti, come fare, fare in modo che siano disponibili all'utenza. Bene, bene. Allora, io direi siamo quasi in chiusura. Comandante Nicastro, ritorno da lei perché adesso, come da tradizione, è venuto il momento di presentare il nostro nuovo calendario, che, come dicevamo, ha una valenza particolare quest'anno. Tanto spieghiamo perché. Allora, ci sono diversi aspetti da sottolineare. Il primo aspetto è che il calendario è stato realizzato fondendo l'arte con la tecnologia, rimanendo anche a quello di cui si parlava poco tempo fa. La tecnologia al servizio dell'uomo in un progetto innovativo di comunicazione. Il 2025 per la nostra organizzazione sarà un anno importante, compieremo 160 anni, quindi il calendario del 2025 è il calendario del nostro 160esimo anniversario. L'abbiamo realizzato declinando arte, storia e tecnologia. E la tecnologia l'abbiamo portata anche al Salone Nautico, perché nel nostro stand abbiamo presentato e stiamo presentando ai tanti diportisti che vorranno visitarlo, anche ai ragazzi presenti, soprattutto ai giovani, il nuovo sito della Guardia Costiera. Come sarà il nuovo sito della Guardia Costiera, che sarà online da qui a qualche mese, però qui al Salone vogliamo raccogliere i suggerimenti, le indicazioni, i bisogni anche dei diportisti, per rendere un sito che sarà un sito soprattutto di servizio. Cercare anche un'interfaccia con l'utente. Assolutamente, ad esempio stiamo lavorando affinché, navigando tra un compartimento marittimo e l'altro, si possa visualizzare l'esatta consistenza e delle ordinanze che vengono e disciplinano l'attività a livello territoriale, in modo che il diportista possa essere
sempre in tempo reale, informato su quali sono le ordinanze che disciplinano le attività dove andrà a navigare. Questo per innalzare il livello di sicurezza e dare un servizio ancora più performante ai tanti diportisti. Ci andiamo a vedere il video? Vediamo cosa ci riserverà il 2025. E poi facciamo una chiosa finale. Allora, può partire il contributo, grazie. C'è tanto, c'è tecnologia, c'è futuro. Ammiraglio, questa intelligenza artificiale che può far paura o meno, bisognerà fare i conti con lei. Ma se, come in tutte le cose, come quando mangi la Nutella, se ne mangi un chilo, insomma, non ti fa troppo bene, se te ne mangi magari solo un po' sul panino, ti dà tanta soddisfazione e gioia. Quindi come utilizzarla questa intelligenza artificiale? Poi a me piace molto, insomma, questo argomento particolare. Come la stiamo già utilizzando, perché non è che l'intelligenza artificiale è un qualcosa che verrà, è un qualcosa che è già presente, che è già in mezzo a noi e che dobbiamo avere di nuovo anche qui la capacità di capire come questi strumenti, di saper utilizzare, di essere formati per poter utilizzarli al meglio. Non è un qualcosa che possiamo evitare, al contrario, che dobbiamo assolutamente gestire, apprendere, normare, vedere di contenere nelle sue giuste proporzioni, ma che già ci sta aiutando moltissimo. Siamo quasi al termine, 160 anni portati benissimo, altri 160, magari con un altro conduttore, con un altro capitano di vascello e magari con loro che saranno già con questa divisa meravigliosa addosso, cosa dici? Sì, è importante quando si festeggia un anniversario ricordare la strada che si è fatti per arrivare sino a qui. Siamo partiti dalla firma del decreto dell'allora re Vittorio Emanuele nel 1865 e siamo arrivati a un modello di guardia costiera che viene presa ad esempio dalle omologhe organizzazioni di tutto il mondo. La strada è stata lunga, sono 160 anni che hanno visto poi tutte le varie tappe importanti che hanno segnato la vita marittima e non del nostro paese ma del mondo intero guardando il mare. Ci auguriamo altrettanti successi e di navigare insieme e sperando sempre che i più giovani possano apprezzare rispettando questo elemento importantissimo che non ci è stato regalato ma dobbiamo soltanto custodire per le future generazioni, il mare. Allora, io direi che siamo arrivati alla fine, io davvero ringrazio tantissimo l'ammiraglio Piero Pellizzari per essere stato con noi, davvero grazie al capitano di vascello Cosimo Nicastro, a tutti voi che indossate questa gloriosa divisa, ai ragazzi del Nautico di Genova e San Giorgio di Camogli, grazie davvero ragazzi perché il futuro siete voi. Se vogliamo fare una foto finale anche per i colleghi, vi ringrazio, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di nautica e buon vento. Grazie, ammiraglio, grazie a tutti.